Salve a tutti amici di YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale e per una volta benvenuti o bentornati a tutti coloro che arrivano al mio video di YouTube però passando per qualche altra parte. Sì, perché da una delle statistiche che ho l'opportunità di poter consultare sul mio canale, l'origine di visualizzazione dei miei video per circa il 75%, per la precisione del 73%, non proviene direttamente da una ricerca di YouTube. La maggior parte proviene dai social network, quindi il mio video arriva da qualche parte nei social network oppure tramite WhatsApp e poi lo si consulta o nei social network, o comunque si arriva su mio canale di YouTube tramite questo giro, d'accordo? Oggi di cosa parliamo? Parliamo di quello che sto facendo adesso, ovvero viaggiare. Viaggiare è una parola grossa in tempo di pandemia Covid-19, ma si può viaggiare, non si può viaggiare, restrizioni, non restrizioni, stiamo andando incontro al 21 dicembre, 6 di gennaio ci saranno le limitazioni a livello nazionale, non ci si potrà spostare tra regioni se non per comprovati motivi. Vogliamo ricordarci un pochettino quali sono i comprovati motivi? Assolutamente sì, ovvero si può viaggiare per tornare nel luogo di residenza oppure dimora abituale, si può viaggiare per motivi di lavoro e si può viaggiare per motivi di necessità / motivi di salute. Necessità non significa devo andare a trovare un amico oppure voglio andare nella seconda casa. Qua ci arriviamo. Quindi seconda casa non si può andare, ci sono ancora dei dubbi se poter permettere di potersi spostare nelle seconde case se sono all'interno della propria regione nei giorni a ridosso del Natale e del nuovo anno. Comunque vi potete spostare nella seconda, così come è strutturata adesso, nella seconda casa fuori dalla regione di residenza dimora, no. All'interno della regione di residenza, assolutamente sì. Posso andare a trovare un parente? Ni. Ovvero, se è necessario, se si va a trovare il parente per assisterlo perché ha un problema, un parente disabile, ricordandosi sempre che le persone anziane sono i soggetti più esposti al Covid-19, quindi quando si ha un contatto diretto, ravvicinato, visto che si va a trovare e non si è nel nucleo familiare, di utilizzare mascherina, di utilizzare i guanti. A proposito di mascherine, in questo periodo di maggiori assembramenti, perché si esce per le compere di Natale, io consiglio di utilizzare, mi arriva il sole in faccia, non posso evitarlo, di utilizzare una FP2. Perché consiglio la FP2? Perché è tra le mascherine più performanti, quelle che proteggono di più, sia, utilizziamo una metafora della telefonia, sia in uscita, in outbound, che in entrata, in inbound, quindi filtrante con un 97-98% sia verso che
verso l'esterno sia verso l'interno, una protezione a 360 gradi, le chirurgiche proteggono gli altri ma non ci proteggono dagli altri. Però per un circolo virtuoso, se tutti utilizzassimo le chirurgiche, saremmo già a posto, d'accordo? Vedo maggiori persone, maggiormente le persone, scusatemi, utilizzare le mascherine, che bello, non devo più fare quelle cose a dire utilizzate la mascherina, utilizzate la mascherina, utilizzate la mascherina. Comunque, stiamo parlando degli spostamenti, spostamenti che appunto dal 21 di dicembre al 6 gennaio, a prescindere dai colori delle regioni, non sono possibili gli spostamenti tra regioni se non nelle situazioni che ho elencato. E poi ci ritroviamo con i giorni clou, ovvero 25, 26 di dicembre e 1 gennaio, con una limitazione totale alla mobilità. Il governo sta studiando una possibilità di mobilità intercomunale per quei comuni al di sotto di un certo numero di abitanti, perché una cosa è non muoversi da Roma, non muoversi da Napoli, non muoversi da Salerno, non muoversi da Milano, che sono comunque città che al loro interno hanno tutto a disposizione, anche se, diciamolo chiaramente, 25 e 26 non è il primo dell'anno, non è che ci si muova tanto, si vada tanto in giro, per quelle che sono le mie abitudini, quelle che sono state sempre le mie abitudini. Un'altra cosa è abitare, come mia madre, in un comune da circa 10-12 mila abitanti, dove per comprare alcune cose oppure per fare alcune cose bisogna spostarsi al comune accanto. Mi viene già in mente una cosa molto primaria, che è il distretto sanitario Mercogliano, ad esempio, faccio il caso specifico, dipende dal distretto sanitario che ha la sede al comune accanto, quindi a Monteforte Irpino. Questo è uno di quei casi in cui, a prescindere da tutto, è consentito lo spostamento per motivo di salute, però vanno affinate alcune cose per le regole degli spostamenti. Dopodiché, questo sarà un Natale, un Capodanno un po' più austero. Tutto questo 2020 è stato all'insegna dell'austerità, limitazioni, ma sono per il nostro bene. Limitiamoci oggi, quest'anno, per un futuro migliore. Mi è già da pensare che, se tutto va bene, come vi ho raccontato, il Carnevale di Rio de Janeiro verrà rimandato da febbraio a luglio, in sostanza. Ma è molto plausibile che si passi direttamente al 2022, perché per fare il Carnevale in sicurezza bisognerebbe vaccinare praticamente tutti quanti, tutta la popolazione, entro almeno il mese di maggio-giugno, nel senso, entro il mese di giugno dovrebbe essere fatta la seconda iniezione del vaccino, il richiamo che va fatto dopo circa un mese, 3 settimane, 4 settimane. E quindi diamoci del tempo per riorganizzarci tutti quanti. Nel frattempo, lo so, vorremmo tutti quanti ritornare a viaggiare. Ci sono alcune novità dal punto di vista dei viaggi. Un po' di tempo fa è stata una polemica quella di Alitalia di creare dei voli Covid free, ovvero con la possibilità di prendere determinati voli sulla Roma-Milano solamente se entro 48 ore o
sottoposti a un tampone che ovviamente doveva risultare negativo, creando così dei voli COVID free. Questa idea è piaciuta così tanto, ma così tanto, che Alitalia, Delta, in collaborazione con Delta e quindi in collaborazione con la TSA, l'autorità aeroportuale e l'immigrazione negli Stati Uniti, si stanno organizzando, si stanno mettendo a punto dei voli Roma, New York e viceversa, con i quali chi fa un tampone 48 ore prima della partenza e il tampone ovviamente risulta negativo, potrà prendere un volo Roma-New York e viceversa COVID free e quindi non sottoporsi all'arrivo ai 14 giorni di quarantena, che è una logica che stanno applicando alcuni anche paesi come l'Egitto. Ad esempio, chi può andare a Sharm el Sheikh, località dalla quale vi ho portato dei video, e chi si reca a Sharm el Sheikh in questo momento è consentito solamente a, per quanto riguarda l'Italia, a professionisti del turismo e quindi gli ex colleghi di Domina e i proprietari di una proprietà immobiliare in Egitto possono viaggiare, debbono sottoporsi a tampone, o mostrano un tampone negativo effettuato 48 ore prima della partenza, oppure all'arrivo ci si sottopone a tampone in aeroporto e si attende l'esito del tampone in isolamento. Da quelle che sono le mie notizie, quelli che sono i tempi per la comunicazione dell'esito del tampone si aggirano intorno alle 24 ore. In quelle 24 ore bisogna rimanere in isolamento nella stanza d'albergo, perché dico anche stanza d'albergo perché il turismo a Sharm el Sheikh in Egitto non è chiuso per tutti, ci sono di alcune nazionalità come russi, come è stato anche detto svizzeri, che riescono a viaggiare per turismo in Egitto, quindi riescono ad andare a Sharm el Sheikh. Si aspetta in isolamento chi ha una casa a Sharm el Sheikh in casa, dopodiché dopo l'esito si può girare senza problemi dopo l'esito negativo, circa 24 ore come ho detto. L'obbligo di mascherina, ad esempio a Sharm el Sheikh, è all'aperto dove ci sono assembramenti, e sempre da informazioni, ad esempio a Sharm el Sheikh non ci sono casi di Covid-19. Parlo di Sharm el Sheikh, è una piccola isola felice, diciamo, una piccola situazione anomala a quella dell'Egitto, d'accordo? Quindi a Sharm el Sheikh sembra che casi positivi in questo momento non ce ne siano, e che però non sono attivi i collegamenti diretti con Sharm el Sheikh. Bisogna fare un giro neanche particolarmente impegnativo, bisogna passare per la Turchia, fare scalo a Istanbul, quindi collegamenti diretti Roma Sharm al momento non ci sono. Però sulla spinta di questo modello si potrebbe aprire il turismo, la mobilità turistica, e darebbe secondo me anche un senso di responsabilizzazione, perché se si trasmette alle persone: guarda che tu puoi viaggiare a patto che effettui un tampone 48 ore prima della partenza e che sia negativo, ci sarà un comportamento molto più responsabile da parte delle persone che hanno tutto quanto l'interesse a viaggiare.
Ovviamente c'è anche da dire che compagnia aerea, tour operator, chi organizza i viaggi dovrà anche un pochettino rivedere quelle che sono le politiche di rimborsi e di riprotezione, perché qualcuno che si ritrova a dover non partire a causa dell'esito del tampone dovrà poi riprogrammare volo e soggiorno. Potrebbe essere un'alternativa, perché questo svincolerebbe la quarantena. Esito del tampone, arrivi, non devi fare la quarantena, invece del viaggio, ok, prendo, vado, affronto tutte quante le situazioni che c'è da affrontare, un po' così all'avventura. E diciamo che in un contesto di pandemia globale va rivisto quello che è l'organizzazione degli spostamenti, della mobilità, quindi oltre il tracciamento anche l'organizzazione, come ho detto, va un po' più pianificato tutta quanta la nostra vita, in modo che ci sia un maggior tracciamento. Sì, la parola tracciamento fa un po' paura ad alcune persone, ma è proprio sulla base del tracciamento che è possibile poi risalire a una serie di contatti, potenziale trasmissibilità del virus nei film che vediamo in televisione di fantascienza o film che parlano dell'argomento. Sembra tutto molto molto facile, d'accordo? Quello che è stato lì, che poi è andato là tramite il pagamento con la carta di credito, le immagini della videocamera di sicurezza e altro. In realtà abbiamo visto che neanche con l'app Immuni riusciamo a tracciare tutto quanto, e che molte persone hanno deciso di non voler scaricare questa applicazione. Che vorrei ricordare, l'applicazione di tracciamento dei contatti, diciamo che solamente in Italia è molto ma molto anonima, perché altrove, in Cina, dice vita, morte e miracoli, e addirittura nel periodo più stringente del lockdown, quello di marzo-aprile, l'applicazione cinese, l'applicazione che veniva utilizzata in Cina, non solo bisognava scannerizzare, lo si fa ancora oggi, quel code ovunque si vada, ma quando si usciva dal proprio compound, potrebbe essere paragonato a condominio rione, d'accordo? Dal checkpoint, dal punto di controllo del compound condominio rione, veniva dato un tempo massimo per andare a fare le cose. Quindi diceva, ok, devi andare a fare la spesa, devi andare a comprare, puoi andare e stare, tra andare e tornare, un'ora, un'ora e mezza fuori, per il resto no. E che cosa dire? Speriamo di poter tornare a viaggiare come lo facevamo fino a qualche mese fa, fino al mese di febbraio, diciamo, ben presto, quindi arrivi questa immunità, il vaccino, che questa pandemia, che questo virus non sia più una minaccia per tutti quanti. E io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche e mettere un bel mi piace. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, per avermi fatto